mi auguro di contenere il mio intervento nel più breve tempo possibile. Ho l'onore di presentare questo libro di Mario Giaccio, da cui avete ascoltato una parte che riguarda praticamente il capitolo 4 del libro. Avete potuto notare con quanta rigorosa ricerca della verità, della rispondenza ai fatti, lui ha trattato questo argomento. Con analogo approccio, lui ha trattato un po' tutto il problema che riguarda il clima. In particolare, questo potremmo quasi definire un trattato per quanto riguarda le conoscenze di questo importante argomento. I primi tre capitoli riguardano il grande punto interrogativo: è vero o non è vero che il riscaldamento globale del nostro pianeta dipende dall'attività antropica e in particolare è legato all'emissione in atmosfera dell'anidride carbonica? Ecco, questi tre capitoli spazzano via ogni dubbio su questo tema, come è stato già fatto dal relatore precedente, e con grande rigore, con una ricerca certosina della bibliografia mondiale, lui tratta questo tema e pone i risultati. Poi c'è il quarto capitolo, che è quello che praticamente lui ci ha illustrato. Non ha dato un dato, direi, molto importante sulle truffe che ci sono, perché l'ultima frode, dicembre 2014, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Milano. Sarebbero state messe o utilizzate fatture false per 3,5 miliardi di euro, con una frode al fisco di 650 milioni. Sono state arrestate 9 persone per associazione a delinquere. Quindi il mercato del carbonio produce anche queste distorsioni. Il capitolo 5 invece tratta l'aspetto politico del riscaldamento globale, e in particolare lui sottolinea che, ad esempio, Richard Benedict, che è vice assistente segretario di Stato che ha guidato i settori politici del Dipartimento degli Stati Uniti, ha dichiarato: un trattato sul riscaldamento globale deve essere applicato anche se non vi è alcuna prova scientifica per sostenere l'effetto serra. Questa è un'affermazione politica, ovviamente non da scientifica. Al Gore ricorda nel testo: la battaglia per il clima è la salvezza della terra, è la nuova frontiera dell'antifascismo del mondo. Tra gli aspetti politici ricorda anche l'atteggiamento della Thatcher, che ha visto nel mercato della CO2, nelle quote del CO2, ha visto come questa teoria poteva risolvere a vantaggio della Gran Bretagna questa applicazione della carbon tax, e questa applicazione della carbon tax poteva avvantaggiare la Gran Bretagna nei confronti degli Stati Uniti. Quindi è ovviamente un atteggiamento politico, non un atteggiamento scientifico. E ricorda anche che la Thatcher ha dichiarato alle Nazioni Unite il 9 novembre del 1989: appare esplicita la richiesta di sostituire il riscaldamento globale al comunismo come nemico numero uno dell'umanità. Anche questa ovviamente è una dichiarazione politica, non scientifica. Il cambiamento climatico offre un meraviglioso pretesto per una forma di socialismo mondiale sovranazionale. Andando avanti, poi è molto interessante il capitolo 6, che parla dei riflessi economici del sistema di Kyoto, di cui ha già trattato praticamente, ci ha già informato trattando
l'aspetto economico, ma il capitolo 7 è ancora molto più interessante, i riflessi religiosi. Ormai il riscaldamento globale è diventato una vera e propria religione. E riferisce l'espressione dell'eminente climatologo francese Marcel Leroux sul libro Global Warming: chi non crede nello scenario dell'effetto serra si trova nella posizione di chi secoli fa non credeva all'esistenza di Dio. Per loro fortuna l'inquisizione non esiste più. Inoltre, da quando numerosi stati hanno sottoscritto la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici, il concetto di innalzamento globale delle temperature è stato canonizzato a più alti livelli istituzionali ed è stato imposto come dogma incontrovertibile, una sorta di religione di Stato sottratta ad ogni ipotesi di dibattito. È vero che non ci sono non c'è l'inquisizione, però coloro che non la pensano come i catastrofisti, cioè quelli che attribuiscono all'uomo il riscaldamento globale, che se non si interviene per tempo moriremo arrostiti e finirà il nostro pianeta, eccetera eccetera, tant'è vero che questi titoli di giornali anche 10 anni fa, già 20 anni fa, su Repubblica, su Corriere della Sera si leggevano titoli come abbiamo 8 anni di tempo per salvare il pianeta, oppure dobbiamo intervenire subito per salvare il pianeta. Gli 8 anni sono passati, grazie al cielo il pianeta ancora esiste, sicuramente non sarà l'uomo a distruggere il nostro pianeta con l'emissione in atmosfera di anidride carbonica. Bene, e ricorda anche che Richard Lindzen, che è stato uno scienziato, un fisico dell'atmosfera più noto, insomma, di grande spessore culturale e scientifico, ha già detto: ormai ci stiamo allontanando dalla scienza per entrare nel regno del fanatismo religioso, dove i seguaci della fede, colmi di indignazione e certi della propria rettitudine, sono convinti di possedere una verità superiore. Ora, la ricerca scientifica non possiede verità in assoluto, la ricerca scientifica procede sempre verso alla ricerca della verità attraverso sempre il dubbio, e il dubbio è la forza del ricercatore. Se diamo per scontato i nostri risultati, non saremo dei bravi ricercatori, dobbiamo sempre mettere in dubbio i nostri risultati per poter avanzare nella ricerca della verità. E a proposito dell'inquisizione, è vero che non c'è l'inquisizione, ma di fatto c'è, perché chi non è da quella parte non ha finanziamenti per la propria ricerca scientifica. Il francese Philippe Verdier, un meteorologo che curava i servizi meteorologici della televisione di Stato, è stato licenziato, mandato via, perché ha scritto un libro contro il riscaldamento globale causato dall'uomo. Quindi se non è inquisizione, non ti ammazzano, ma perlomeno ti mettono da parte. Non ricordiamo anche un altro fatto, che gli scettici, i negazionisti, in modo dispregiativo, come ci chiamano, io sono uno scettico su questo tema, gli scettici non è vero che sono in numero inferiore ai catastrofisti, solo che loro fanno i calcoli sul numero di pubblicazioni presenti nelle riviste con referi, dove non venivano accettati i lavori controcorrente, accettavano solo quelli che portavano il proprio appoggio alla teoria del riscaldamento di origine antropogenica. Bene, il libro, per l'aspetto religioso, poi come l'avrete conosciuto per il personaggio, un mio carissimo collega, 50 anni che ci conosciamo, io sono stato rettore per molti anni dell'università, lui era preside, sempre stato un ottimo collaboratore, e devo dire che porta un esempio, le indulgenze. Come le indulgenze? Allora ricorda che nel
nel 1517 Papa Leone X promulgò un'indulgenza plenaria, cioè un riscatto dalle pene, per tutti coloro che invece di recarsi in pellegrinaggio a Roma avessero versato un obolo per il proseguimento dei lavori di costruzione della Basilica di San Pietro. Un obolo, le indulgenze. Bene, dopo 480 anni, nel 97, a Kyoto, un'altra chiesa, quella dell'ecofondamentalismo, raccolta sotto le segne delle Nazioni Unite, ha ideato un meccanismo analogo, un nuovo, moderno e sofisticato mercato delle indulgenze. I crediti di carbonio sono come le indulgenze nella religione, devono trattare i sensi di colpa, la paura e la redenzione. Infatti è la religione che ha stabilito il modello per i crediti di carbonio. L'idea in entrambi i casi è di vendere il perdono per i peccatori. I peccatori siamo noi che mettiamo nei crediti di carbonio. Però c'è l'indulgenza, per fortuna, con i crediti di carbonio. Quindi anche questa è una significativa immagine che ci porta a Mario Giaccio. E sull'ambientalismo come religione alle media, ormai la percezione del climatismo come religione è stata espressa anche da molti media. Il titolo di questo capitoletto è ripreso da un articolo del Journal of Technology and Society. Per alcuni individui il ruolo della religione è sempre più riempito di ambientalismo. Per comprendere meglio il futuro della politica climatica dobbiamo capire dove è venuta la ecoteologia e dove è probabile che arrivi, eccetera eccetera. Sarebbe bello, avendo tempo, reggere ancora. Ma poi l'ambientalismo ormai è stato sposato a spada tratta dal nostro Papa Francesco nell'enciclica dell'anno scorso, Laudato, dove veramente io sono rimasto meravigliato negativamente di certe affermazioni del Papa. Ho anche tentato di gli ho scritto una lettera stigmatizzando certi suoi concetti che ha espresso in questa, ovviamente senza ricevere risposta, perché non si risponde a un cittadino qualsiasi, anche se si è presentato come professore emerito dell'università, ex rettore, ex presidente della Società Geologica Italiana. Bene, e quindi ormai il climatismo è una vera e propria religione e viene trattato come una vera e propria religione. Chi non la pensa secondo me è un eretico. E da ultimo, il libro termina con dei bei pensieri che ci ha tramandato invece un altro, il predecessore di Papa Francesco, Papa Ratzinger, che veramente era un teologo preparato e che sul tema ci dà dell'indicazione opposta a quella di Papa Francesco. E lui lo ricorda, in questo libro scrive Giaccio: impedire lo sviluppo non sembra essere un vantaggio per l'intera umanità, sembrerebbe piuttosto un modo per mantenere sottomessi miliardi di persone a beneficio di una elite che vuole conservare anche in futuro la sua posizione ereditaria. Si ha l'impressione che dietro l'attribuzione all'uomo della piena responsabilità dei mutamenti climatici si nasconda piuttosto una ideologia estesa, invadente, che rappresenta un aggressivo assalto alla libertà dell'uomo, alla crescita economica, alla lotta contro la libertà e contro le malattie, all'ambiente stesso, alla biodiversità, alla sicurezza pubblica, alla scienza e dai pilastri fondamentali dell'origine e del progresso della stessa civiltà umana. Praticamente tutto il contrario a cui vorrebbe arrivare nell'enciclica il Papa Francesco. E la conclusione può essere espressa molto bene, e lui conclude in questo modo il libro, dalle parole di Joseph Ratzinger: vi è un livello più alto che necessariamente trascende le previsioni scientifiche, ossia il mondo umano della libertà e della storia. Solo l'umanità in senso stretto ha una storia, la storia della sua libertà,
che non può essere ridotta ad un'analisi deterministica. La sua trascendenza deve essere riconosciuta e rispettata. Negare questa trascendenza in nome di una supposta capacità assoluta del metodo scientifico di prevedere e condizionare il mondo umano comporterebbe la perdita di ciò che è umano nell'uomo e potrebbe aprire pericolosamente la porta ad un suo sfruttamento. Ed infine, molto bene nel libro è trattato, è riportato anche nella copertina del libro, la somiglianza, diciamo, del questo religione del climatismo con il famoso club di Roma. Tra le analogie dell'IPCC e il club di Roma sono impressionanti, hanno in comune l'attribuzione all'uomo di una catastrofe incompente ma non ineluttabile, in quanto l'uomo è ancora in tempo per riprendere il controllo del suo destino modificando i suoi comportamenti. Hanno in comune l'idea che tutta la Terra sia un organismo stazionario e soltanto l'uomo sia in grado di mutare questo stato idilliaco del pianeta. Forse il climatismo è uno strumento per effettuare prove generali per un governo globale, ovviamente monocratico e non si studiare. Grazie.